Oggi mazzettino con gli Oda. Si è parlato ieri un bel po' in live di questi Oda, non si è stati d'accordo su tutto, non si è stati d'accordo con gli Oda, ma come la maggior parte di Oda e patch usciti da Marvel Snap, dai. Nel senso che quella fantomatica patch che è stata molto deludente, quelle spot che sono state buggate ancora, è tutto molto fresco da assimilare e da buttare via e lasciare al passato. Paradossalmente questi Oda sono stati migliori rispetto a quella big patch che dovevamo aspettarci tutti quanti, ma che dovrà arrivare settimana prossima. Vi posso dire che sicuramente non ci saranno queste carte degli Oda, non ci saranno nelle patch, perché altrimenti sarebbe assurdo, pensando che alla fin fine ci vuole una settimana di tempo per preparare gli Oda e un mese per preparare la patch, ok? Quindi se mi metti un Oda con queste carte, io mi aspetto che la prossima patch non vengano toccate determinate carte. Quindi per esempio Red Hulk è stato messo a 6-9, è stato depotenziato di meno 2 di forza iniziale, però alla fin fine penso che vogliono essere molto più cauti con questo Red Hulk, perché alla fin fine è una carta che non si aspettava nessuno che poteva essere così impattante, e questa cosa conta relativamente quando si parla di una carta. Ma stiamo parlando di una carta che alla fin fine è stata messa in tutti i mazzi nella maggior parte della season, e in tutti i mazzi è sempre stata utile, e abbiamo visto che alla fin fine il suo effetto di rivelare la sua forza all'avversario in qualche modo va a scammarlo. Fatemi sapere qua sotto cosa ne pensate degli Oda e che cosa vi aspettate della patch che uscirà la prossima settimana. E oggi in qualche modo proviamo questi Oda, mettiamo un bel, paradossalmente, un pacco 1000 al suo interno, mettiamo Silver Samurai, mettiamo Black Bolt con una variant molto bella e stupenda, questa variant con l'occhio dietro, e la Stadio che alla fine è quella che mi è piaciuta più di tutti, perché un più uno di forza può fare tanto, raga, può fare tanto per dare vita, per dare un po' di freschezza a questa Stadio che alla fine è stata accantonata nel tempo, e alla fine rimane secondo me una carta molto valida. E alla fine c'è anche Red Hulk, quindi proviamo in diretta cosa può essere e cosa sarà e quanto soprattutto può essere impattante Red Hulk adesso che è stato depotenziato di meno 2 alla sua forza iniziale. Vamos, che tra l'altro, esatto, vedi, già è una 6-13. Lottato al primo turno, preso in mano, è già una 6-13, ok? E comunque diventa più forte la maggior parte delle carte a 6 che noi troviamo all'interno del gioco. Cable. Snap. Capito. Cioè, bella Storm, molto bella Storm. Molto bella Storm. Io non lo so, mi devo aspettare un War Machine a sto punto. Vabbè, Samuele, mi spiace, ragazzo, ti sta andando tutto male, ragazzo. Beh, ma a sto punto direi facciamo solamente Yondu. Qui in qualche modo andiamo a mettere Red Hulk. Qui in qualche modo andiamo a mettere Red Hulk. Regà, non c'ha senso sta roba. Non c'ha effettivamente senso sta roba. Ecco qua. 6-7, 6-13. Diciamo che abbiamo scudato abbastanza su questa roba. Possiamo dire che abbiamo scudato abbastanza su questa roba. Adesso noi che cosa ci abbiamo da fare? Ci abbiamo da fare Red Hulk potentissimo qui. E poi come ultima giocata ci abbiamo Red Hulk Stage. E vinciamo la partita, questa è vinta, ragazzi. Io non credo come... Non penso che il ragazzo possa contrastare una roba del genere. Vediamo. Nebula si buffa, ok. E Brimo via. War Machine, sì. War Machine. C'è Infinauto allora. C'è Infinauto, ok. Già il fatto che le abbiamo tolto Ebonimo comunque fa tanto. Allora, Red Hulk. Facciamo Red Hulk con calma. Lui andrà a giocare Infinauto, penso, su Wakanda a sto punto, perché penso che è la play più safe che lui può fare, visto che io c'ho Shang. E penso che lui se l'aspetta che io c'ho Shang. Oppure fare così e perdere ugualmente. Cioè, capito? Alla fin fine Red Hulk di prima mano flottando dei turni, ovvero 1, 2, 3 e 4, è arrivata a 25. Sarebbe arrivata a 27. Cambia qualcosa da 25 a 27? Capito? È un bilanciamento, secondo me, che hanno fatto. In qualche modo è sempre impattante Red Hulk. Non c'è niente da fare. Rispetto l'idea di andare cauti, raga. Però, boh, comunque abbiamo scudato come dei maiali per la roba di Cable con Red Hulk. Vero, verissimo questa cosa. Intanto Yondu di primo turno è sempre... Vedi? Primo turno. Pixel Enjoyer. Andiamo, my man. Ok, lui gioca. Perfetto, noi non flottiamo. White Widow via. Junk. Sta spottino. Ok. Adesso Central Park, insomma, non è molto bello per quello che ne consegue il mazzo. Magic, va bene. Magic, sperando che la location non sia tossica la terza, anche perché lo scam più grande che voi potete incontrare nei game di Marvel Snap, penso lo sappiamo tutti, sono le location. Scorpion. Ok. Red Hulk non si buffa. Ok, è una 6-8. 6-8 è ridicola da vedere. 6-8 è veramente ridicola da vedere. Magic, dai.
Magic su Telefoniere e siamo tutti d'accordo. Poi ci abbiamo turno 4 Shang, che penso che noi non la useremo per niente. L'unica cosa che spero che non capiti è Silver Samurai, perché io sono forzato a farlo Silver Samurai e in qualche modo mi scarta Shang e non è bello. Non è bello scartare Shang. Va bene, giochiamocela senza Shang a questo punto, che ti devo dire. Ho bisogno della Stadium a costo 1. Per questo. Ho bisogno della Stadium a costo 1. Alto evoluzionario. Poteva andare molto ma molto meglio, sai. Poteva andare veramente molto ma molto meglio. E Doc Ock? A questo punto? Ok. 6-12, va bene. Ragioniamo con calma. È un Hulk. Un Hulk. È letteralmente un Hulk. Io direi giocare Doc Ock qui comunque potrebbe essere una bella play. E perché qui c'è Jeff. Qui c'è Jeff, qui c'è Misty, insomma. E sì, giochiamo Doc Ock. Ok, gioca lì. Abominio. Vediamo che c'è in mano. Che può essere? Hulk? Hulk. Hai capito? Eccolo qua, US Agent in bocca. Fa tanto, eh. Un Doc Ock 5-6 comunque non si può vedere. Capito? Lui snappa, perché lui snappa. E anche Red Hulk comunque è malissimo. Red Hulk è male. Red Hulk è malissimo qui. È vero che Stedro alla fin fine mi va ad andare a tutto a 15. Non ci faccio nulla questa roba. Io direi facciamo Red Hulk a sto punto. Andiamo a 12 con Red Hulk. Con Red Hulk noi andiamo a 12. Cosa mi può prendere lui di interessante? Io spero Gladiator o Black Bolt, non è. Vediamo. Ciclova. Lotta, ok. 20. Ok. 12 e... noi andiamo a 12, non andiamo a 18. Il meno 2 di Ciclova, noi perdiamo per Sasspot, mi sa. Lo perdiamo per Sasspot, ma anche perché lui potrebbe spostare Jeff qui e vincere la partita. Io qua vado a 10, io qua vado a 16, lui spostando Jeff lui vince. Ha vinto. Vogliamo provarla comunque? Proviamola comunque. Ha vinto ugualmente con sto spottino, bella play. Olè, arrivato a 20, tra l'altro Ciclope gli buffa lì. Ok, perfetto. Questo è il game importantissimo perché, cioè, alla fin fine US Agent, cioè, vuoi o non vuoi, sarà impattante perché mi ha costretto a fare Red Hulk qui. Capito? Mi ha costretto a fare Red Hulk qui. Ok che Silver Samurai ci ha rovinato la partita perché in qualche modo io non c'avevo Shang. Shang è importantissimo averlo con Doc Ock perché ti permette di fare robe allucinanti. Però alla fin fine ci sta la play. Ci sta la play Itachi. Ora, intanto il bro ha tutto il mio rispetto. Facciamo Yondu, X23. Yondu potrebbe essere importante, eh? Nico Minoru. C'ha Deadpool in mano, allora. C'ha Deadpool in mano, io dovrei fare un altro Yondu. Un altro Yondu lo farei, tanto lui c'ha Killmonger per essere, lo posso fare pure qua. E lui scarta già. Distrugge, qua è scarta, distrugge. Il doppio Yondu è veramente molto gustoso, così, sai. E potremmo allargare tutto con Magic. La potremmo allargare tutta con Magic, però forse il barone... potrebbe essere una big play, barone. Magari qui. Metti che può prendere, non lo so, Venom o Deadlock. Venom. Dimmi che prendi Venom. Ok, X23 se ne va lì. Perfetto. Prendimi. Come Wolverine. Bello Black Bolt. Qui in poche parole mi stai dicendo che tu scarterai Carnage. No. Ma come Carnage, frate? Ma come Carnage? Gladiator non è fantastico perché gli permette di prendere robe allucinanti. La facciamo qui? Però io temo... temo che cosa? Io temo Venom. Io temo Venom. Ne ho più safe con Magic. È vero che a lui fa tanto avere un altro turno, però la prima fine se ci pensate, Carnage l'ha già usato. Killmonger lo utilizza adesso. Killmonger lo utilizza adesso. Dove vai? Al centro, ok. Lui c'ha Venom da poter utilizzare adesso. Ok, Gladiator. Mi serviva Silver Samurai comunque. Non me l'ha dato, va bene. Fa niente. E vogliamo provare a fare Gladiator qui? Nulla. Ok. Ok.
Lui ha due carte in mano a disposizione. Due carte in mano. Cable è inutile. Shang è inutile. Per il momento. Io ti direi Cable, io ti direi Shang. Arninzola, prendi Carnage, proprio prendi Carnage, bravissimo, bravissimo. Ok. In mezzo, vabbè, non ci interessa sta roba. Death via, Knull eliminato. Perfetto. Mi devi dare solamente una carta forte. Ok, mi devi dare solamente una carta forte. E ti posso vincere il game. Non è lei la carta forte. Però a lui è rimasto Venom. A lui è rimasto Venom. Io potrei fare Silver Samurai qui. Ok? Perché tanto io vinco ugualmente. Wolverine lo possiamo buttare dove meglio crediamo. E pure se lui vince in mezzo, noi vinciamo. Esatto. Bello sto mazzo divertente. Vamo con la prossima. Barone di sinistro. Barone di sinistro come fa a essermi utile a me? Dipende. Vediamo intanto che mazzo c'ha l'avversario. E poi valutiamo. Perché secondo me si possono fare. Ok, è un. Non mi dire che è un destroy. Oppure può essere pure un junk che ci può fottere. Vediamo. Intanto se io vedo un The Hood io metto sicuramente qualcosa su Wolverine. Ma per forza. È un destroy, frate, un altro destroy. Ma quanti destroy mi sto imbattendo oggi? Cable, ok. Cable va bene, Cable mi piace. Deadpool distrutto. Deadpool distrutto è distruttivo, se vogliamo. Deadpool distrutto è distruttivo, cazzo. Perché gli fa pescare pure carte, X23, insomma. È partito a razzo. Bello detto però. Molto bello detto qui. E Yondu bello. Yondu bello, ma forse sai che ti direi. Facciamo Gladiator. Facciamo Gladiator. Oppure ci sarebbe anche una play da poter usufruire. Silver Samurai. Oppure no, oppure Black Bolt qui. Oppure Black Bolt qui. Allora facciamo una roba. Intanto facciamo Gladiator con calma. Facciamo Gladiator. Gioca Wolverine, va bene. Gioca Deadpool, perfetto. Ora lui ci avrà Killmonger da poter utilizzare. Tossico, no? Tossico. Però forse potrebbe essere impattante la play. Facciamo un Baron Zemo Yondu. Facciamo un Baron Zemo Yondu, poi Black Bolt su Barone di sinistra. Killmonger, perfetto. Dove vai? Ok. Vediamo intanto che cosa ci prende Baron Zemo. Come ultima carta, Carnage. Va bene. E ci fa giocare Detta 1. Cazzo. Detta 1, frate. Posso dire che non va bene. Posso dire che non va bene. Io ti potrei fare Black Bolt. Io ti potrei fare Black Bolt e sperare, frate. E sperare. Che lui giocherà qualcosa adesso. Io c'ho Death e c'ho Red Hulk. Vai, vediamo. Cioè lui ha 5 carte in mano. Io penso che una carta lui la giochi. Perché io penso che una carta lui la giochi. E valutiamo il da farsi. Valutiamo il da farsi per forza. E se lui gioca una carta lui non ha più carte da giocare. Come faccio a non snappare, cazzo? Black Bolt è una hit qui. Via Deadlock. Via Shang. E via Knull. Sai che non so quanto ammonta per lui. Ok, sai che abbiamo vinto forse. Abbiamo vinto anche su Banonia. Non ha più carte a disposizione. Capito? Non ha senso sta roba. Non ha senso. Non ha effettivamente senso questa roba. Ne abbiamo vinto. Così.
Non ha più carte da poter utilizzare l'avversario. Olè. Provate a stare, raga, non ve ne pentirete, ci vediamo dopo in live.